La Regione Campania ha comunicato di aver accettato la proposta del sindaco Mastella di anticipare i lavori di risoluzione delle interferenze sulla linea ferroviaria alta velocità Napoli-Bari, tratta Cancello Benevento. Pertanto i lavori avranno luogo dalle 16 di giovedì 4 aprile alle 16 di sabato 6 aprile. La richiesta di anticipare i lavori era stata motivata dal sindaco Mastella con l'esigenza di evitare che le attività economiche subissero un pesante contraccolpo finanziario a causa dell'interruzione del servizio idrico nel fine settimana, quando l'affluenza di clienti e visitatori è maggiore. Pertanto, con ordinanza sindacale, è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, interessate dall'interruzione del servizio idrico per le giornate di venerdì 5 aprile e sabato 6 aprile. Presso il Parco De Mita a Benevento, manifestazione per la piantumazione di 1000 piante tra alberi e arbusti. Il Comune di Benevento ha aderito alla campagna promossa da una partnership tra Rete Clima e Intesa San Paolo nell'ambito del progetto Think Forestry, parte della più grande campagna nazionale Foresta Italia, promossa insieme a Coldiretti Nazionale e PFC Italia. All'evento sarà presente il sindaco Mastella, che afferma: il Parco De Mita diventa polmone verde della città. Con altri 1000 alberi, grazie all'accordo con Rete Clima e Intesa San Paolo, quest'ampio spazio diventerà piacevolmente fruibile per il tempo libero, un'oasi per le famiglie, giovani e per tutti quelli che amano l'attività all'aria aperta. Ha riscosso grande interesse l'incontro dibattito sul tema violenza di genere organizzato dall'Istituto Paritario della Salle di Benevento, che ha visto la partecipazione di tanti studenti. La giornata si è aperta con i saluti di Don Donato D'Agostino, gestore dell'Istituto della Salle, della professoressa Angela Meola, CAED dell'Istituto della Salle, del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del vicepresidente della provincia di Benevento Alfonso Cervo. Sono poi intervenuti Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, l'onorevole Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, ed il procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro. A introdurre i lavori, Dario Setta, studente del liceo classico quadriennale della Salle, moderatori Lena Logrieco e Luca Scaperrotta, studenti del liceo classico quadriennale della Salle. Ai microfoni di TV7 ascoltiamo le dichiarazioni dell'onorevole Picerno. Questa occasione che per me è particolarmente preziosa, è molto bello ed è molto importante essere qui con voi oggi, e vorrei che ci fosse un dialogo anche, come dire, no, interattivo. Vorrei ascoltare le vostre domande, le vostre impressioni, vorrei che ci fosse un dialogo tra di noi, perché occasioni come queste sono importanti non soltanto per provare a capire di che cosa stiamo parlando e quindi darci elementi e strumenti per provare a difendere, a proteggere le donne di oggi e di domani, ma servono anche per provare a costruire insieme ai ragazzi e quindi agli uomini di domani un'alleanza, una scommessa comune, e cioè la costruzione, fatemelo dire così, di un mondo più giusto, in cui femminicidi, violenze possano essere soltanto un ricordo lontano, perché soltanto attraverso questo patto comune, fatto tra ragazze e ragazzi, tra uomini e donne, noi possiamo pensare davvero di debellarlo, questo fenomeno così diffuso. E allora di che cosa stiamo parlando? Io credo che sia importante ricordare intanto i numeri, ricordarci che ogni 6 ore in Europa una donna viene ammazzata. Ogni 6 ore. E credo che sia importante ricordarci che una donna su 3 in Europa ha fatto esperienza diretta una qualche forma di violenza. E allora, se ci pensate, lo dico alle ragazze, alle donne, alle professoresse, alle insegnanti, è la cosa che ci accomuna di più. Non ci accomunano i diritti, perché persino nel territorio dell'Unione esistono diritti diversi a seconda del paese nel quale si nasce. Non ci accomunano le libertà.
Esistono libertà diverse a seconda dell'angolo di mondo in cui si ha l'avventura di nascere e di crescere. Noi oggi siamo qui a parlare di, mi piace chiamarla così, dobbiamo chiamarla così, di violenza maschile contro le donne. Dall'altra parte, non dall'altra parte, insomma, non molto lontano da qua, le ragazze iraniane che hanno la vostra età vengono avvelenate per il fatto che sognano e credono di dover andare a scuola. E ci sono lì le loro madri, le loro insegnanti, le loro madri, che provano a difenderle ogni giorno con i loro corpi, per permettere a queste ragazze semplicemente di andare a scuola. A quelle ragazze non è permesso di ascoltare musica, non è permesso loro di ballare, non è permesso loro di vestirsi come credono. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, una pattuglia del commissariato di Telese Terme, a seguito di segnalazione giunta alla sala operativa, si è posta alla ricerca di una vettura a bordo della quale si erano allontanati due individui, resisi poco prima responsabili di un tentativo di truffa in Cusano Mutri ai danni di una persona anziana. L'autovettura segnalata, dopo una mirata e capillare ricerca, è stata intercettata e bloccata mentre viaggiava in direzione di Napoli sulla strada statale 260 del comune di Melizzano. A bordo della stessa sono state identificate e controllate due persone residenti nella provincia di Napoli, entrambe gravate da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e in particolare per truffa. In fase di accertamenti, due soggetti in evidente stato di agitazione hanno riferito di essere dei rappresentanti di un'azienda venditrice di pentole che si trovavano in zona per motivi di lavoro. Considerata la precedente segnalazione di truffa, è stata effettuata una perquisizione personale estesa al veicolo, che ha consentito di rinvenire all'interno del vano bagagli due batterie di pentole composte da 41 pezzi e un set di 8 coltelli da cucina. Da informazioni apprese dall'ottantenne signora che aveva allertato la sala operativa, si è appurato che i soggetti individuati corrispondevano ai due uomini che avevano tentato di ricevere dall'anziano una somma di denaro in cambio delle batterie di pentole rinvendute nel veicolo, le quali da una verifica effettuata sono risultate essere contraffatte. Al termine dell'attività di indagine, i due soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il tentativo di truffa. Era stato accusato di ricettazione per aver ricevuto una bici rubata Francesco Norice, 35 anni, di Benevento. Nella giornata di lunedì il processo a suo carico, nell'ambito del quale era stata chiesta la condanna a 2 anni, ma il giudice monocratico, la dottoressa Palmieri, lo ha assolto per insussistenza dell'ipotesi accusatoria in accoglimento delle argomentazioni difensive dell'avvocato Antonio Leone. Il giudice monocratico del Tribunale di Milano, la dottoressa Marcheggiani, accogliendo le tesi dell'avvocato Vittorio Fucci, ha assolto l'imprenditore Vincenzo Pennino, 40 anni di Apollosa, imputato di un'importante truffa assicurativa sulla base di un articolato quadro probatorio. La Procura della Repubblica di Milano aveva richiesto la condanna a 3 anni di reclusione per l'uomo. Il giudice, invece, accogliendo la tesi dell'avvocato Vittorio Fucci, è stato di diverso avviso ed ha assolto l'uomo con la formula ampia perché il fatto non sussiste. Duro risveglio per i residenti di via Lungocalore Manfredi di Svevia, che si sono visti sequestrate le loro autovetture perché nascosto tra un'auto e l'altra c'era un cartello, nel caso di specie un foglio di carta fissato con lo scotch su un palo della luce, che indicava il divieto di parcheggio per pulizia strade, una pulizia delle strade ma riuscita. I residenti della zona si sono quindi rivolti a TV7 SOS. I soggetti multati e intervistati assicurano che nel parcheggiare le loro auto non erano visibili altri cartelli con indicazioni diverse. Poi la brutta sorpresa: ogni auto aveva sul parabrezza una multa di 29,40 € perché, secondo l'avviso di accertamento di infrazione, sostava in località vietata per pulizia strade. Con un po' di stupore abbiamo chiesto informazioni telefoniche al distaccamento dei vigili urbani della zona. Ci è stato risposto che in occasione della pulizia delle strade sono stati messi dei cartelli di divieto di sosta provvisori, che poi verranno subito rimossi e che le auto in sosta vengono sequestrate e multate.
Ribadendo il fatto che la sera prima i cartelli non li ha visti nessuno, si vuole in questa sede soltanto sottoporre all'attenzione della cittadinanza tutta il fatto che se il comune intende svolgere bene il servizio di pulizia delle strade, deve fare in modo che i cartelli di divieto di sosta, quando affissi, siano ben visibili a tutti gli automobilisti. Diversamente si svolge un cattivo servizio e l'unico a gioire è il tesoriere comunale, che vede aumentare le proprie entrate. La scarsa visibilità della segnaletica è un motivo di ricorso che vale in generale nei confronti di ogni verbale ed assume particolare rilevanza nel caso delle multe per divieto sosta temporaneo. Questo perché molto spesso la segnaletica utilizzata per i divieti di sosta temporanei è poco visibile o posizionata in modo da non consentire la corretta individuazione del punto di inizio e di fine del divieto. Proprio per questo motivo molto spesso la segnaletica di divieto temporaneo di sosta è accompagnata da altri mezzi di segnalazione, come il nastro colorato o strumenti simili assenti in quella via. In particolare i cartelli devono essere collocati ad ogni intersezione con altre strade, non posizionati a ridosso di siepi, alberi o cassonetti della spazzatura, e comunque i solerti vigili avrebbero potuto chiedere chi fossero i proprietari delle autovetture per spirito di collaborazione con i cittadini residenti, oppure usare il fischietto di avvertimento in dotazione per queste occasioni, che forse si usa solo durante il carnevale. In un'aula magna gremita di ogni ordine e grado, l'Unifortunato, in collaborazione con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, ha organizzato il seminario Giovani Orientamento tra nuovi bisogni e nuove competenze, che ha riscosso grande interesse da parte degli intervenuti. L'incontro si inserisce nell'ambito delle attività del PNRR Investimento 1.6, orientamento attivo nella transizione scuola, promosso dall'Unifortunato e finanziato dal MIUR. Ai microfoni di TV7 il rettore dell'Unifortunato, Giuseppe Acocelli, intervistato da Alfredo Salzano. L'orientamento è da alcune decine d'anni croce e delizia del sistema universitario italiano, perché l'università deve coltivare il sapere e la conoscenza a prescindere dagli sbocchi professionali, però si pone anche il problema degli sbocchi professionali e del mercato del lavoro. In questo senso i primi anni a cui ho partecipato tanti anni fa sono stati un po' soltanto illustrativi, si andavano ad illustrare quali attività formative l'università promuoveva, poi ci si è resi conto che bisogna incrociare anche appunto i dati reali, cioè i dati del mercato del lavoro. Su questo io credo l'Università Giustino Fortunato sia andata molto avanti, molto più avanti che il sistema universitario tradizionale, e oggi l'incontro con l'INAP, che è l'Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche, dimostra proprio questa capacità di interferire con gli agenti, come dire, centrali del mercato del lavoro. Oggi appunto discutiamo come l'orientamento possa essere utile alla, come dire, individuazione dei percorsi formativi che gli studenti scelgono per le università e anche sull'atteggiamento che le università debbono avere. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle truffe, i carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria 4 persone già note alle forze dell'ordine per reati di truffa e tentata truffa. La stazione di Colle Sannita ha deferito una donna siciliana risultata intestataria di un'utenza telefonica indicata come call center in un falso annuncio di vendita online di pneumatici invernali per automobili, in cui era incappato un cittadino del posto che, per aggiudicarsi quello che gli era sembrato un vero e proprio affare, aveva effettuato un pagamento in rete di circa 150 euro e solo giorni dopo, non vedendosi recapitare nulla, aveva provato a contattare quel centralino senza ricevere alcuna risposta. Ancora a Colle Sannita i militari hanno denunciato un uomo toscano che, servendosi di un annuncio di vendita fasullo di un generatore di corrente elettrica, aveva effettuato un pagamento in rete di circa 150 euro e solo giorni dopo, non vedendosi ricapitare nulla, aveva provato a contattare quel centralino senza ricevere alcuna risposta. Ancora a Colle Sannita i militari hanno denunciato un uomo toscano che, servendosi di un annuncio di vendita fasullo di un generatore di corrente elettrica pubblicato sempre su un social network, aveva persuaso un cittadino locale a ricaricare la sua carta di credito di 1000 euro. Nell'ambito delle suddette truffe sono state individuate e deferite a piede libero all'autorità giudiziaria le persone sottoposte alle indagini. Ancora controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Benevento nel fine settimana nell'ambito della Movida.
tratto in arresto una 36enne di Benevento in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura cautelare già in atto degli arresti domiciliari per furto aggravato. L'uomo, a seguito dei controlli dei militari dell'Arma dei Carabinieri, è stato trovato più volte in violazione delle prescrizioni impostegli, motivo per il quale per lui si sono aperte le porte del carcere di Capodimonte. Nel corso dei servizi sono stati controllati oltre 80 mezzi e 137 persone, numerose le sanzioni al codice della strada elevate. Ho letto con l'attenzione che merita le considerazioni del consigliere comunale di Benevento, Antonio Picariello, che per me non è certo un carneade, essendo stato alle mie dipendenze durante la presidenza IACP. Ricordo perfettamente tutto della sua scheda personale, dall'assunzione sino alla sua militanza nell'UGL in Alleanza Nazionale. Scudiero di Viespoli, poi di Boccalone, d'Alessandro, acerrimo oppositore di Mastella, sino alla militanza nelle file del candidato sindaco Perifano, con il suo mentore Bello, per raggiungere alla sua ultima performance come novello San Paolo sulla strada di Damasco o Cepaloni, che dir si voglia. Di conseguenza è iscritto di diritto nelle file di Noi di Centro e Come Totò cerca casa, e alla spasmodica ricerca di asilo politico che non sia il movimento separatista sardo, cantando con Battiato: cerco un centro di gravità permanente. Detto questo, la nota mi appare scomposta, certamente non political correctness, e anche nella veste di Nostradamus non risulta credibile, perché le congiunzioni astrali a verificarsi già si sono avverate. L'astro nascente Rubano già è visibile, come hanno dimostrato il congresso nazionale, regionale, provinciale, e come lo dimostra quello cittadino a tenersi nei prossimi giorni. Così in una nota a sua firma Lucio Lonardo, commissario cittadino per Forza Italia. Al di qua del pittoresco Picariello, la verità è che i beneventani sanno bene di essere oramai in una società nascosta, fatta da pochi eletti con poche zone di luce, nella quale oramai predominano gli spazi grigi. Quanto a Mario Mirra, fa politica per spirito di servizio e non ha mai incassato incarichi legali presso gli enti guidati da persone iscritte a Forza Italia. Leggo di alcune frasi che mi rivolge un neo giure consulto laureato in medicina. A titolo di difesa della mia onorabilità puntualizzo solo che mai sono stato un suo dipendente, in quanto il signor Lonardo non è mai stato proprietario dell'ACER, ma al massimo nominato per un periodo alla presidenza dello stesso ente. Così in una nota il consigliere di maggioranza Antonio Picariello. Allo stesso modo, come nominato alla presidenza dell'Asia, ha fatto notoriamente malissimo, tanto che nessuno ne rimpiange le gesta. Del mio percorso politico sono fiero, eletto da indipendente in città aperta, ho scelto in maniera trasparente e convinta di sostenere l'amministrazione Mastella, a differenza di altri che dopo aver raccolto nomine con il centro-sinistra, ora si sono, loro sì, fulmineamente convertiti al centro-destra. Per il resto chiudo qui questa forma di interlocuzione, consapevole che è più utile lavorare sui problemi reali per Benevento. Il Benevento Calcio comunica che sarà possibile martedì 26 marzo assistere dagli spalti dell'Antistadio Imbriani alla seduta pomeridiana dei giallorossi, in programma alle 15:15. Brutte notizie in casa Benevento. L'attaccante giallorosso, uscito all'intervallo nel corso dell'ultima sfida contro il Monopoli, ha riportato un infortunio che lo costringerà a restare fuori dal campo per un po'. Parliamo di Lanini. Dopo aver abbandonato il rettangolo verde del Vigorito per una distorsione alla caviglia, come annunciato da mister Auteri nella conferenza stampa post gara, il centravanti della Strega si è sottoposto agli esami strumentali del caso. Lo stesso Eric Lanini ha annunciato sul suo profilo Instagram quanto detto: purtroppo gli esami hanno riportato che la mia caviglia e legamenti mi terranno fuori dal campo per un po', farò di tutto per tornare prima possibile e per aiutare i miei compagni, la società e la città a raggiungere l'obiettivo promesso. A presto. Non sono ancora precisamente noti quindi i tempi di recupero necessari all'ex reggiana, che è arrivato lo scorso gennaio all'ombra della dormiente era diventato un perno imprescindibile della rosa giallorossa con i suoi 6 gol in 12 partite. Spazio Conad presso il centro commerciale Buonvento, distributore carburanti Conad ed il negozio Bonbon Bazar, unico Strega Store autorizzato, sabato 30 marzo alle 13:30, presentano Sport 7 Live in Tour. La trasmissione condotta ed ideata dal giornalista Alfredo Salzano si occuperà della gara Monterosi-Tuscia Benevento, valida per la 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie C Girone C. Prosegue la vincente e suggestivo tour di Sport 7 Live, il super format giallorosso di TV7 partito da Vasco
Vasto Marina il 3 settembre, che da 5 anni e senza soste ha raccontato il cammino del Benevento Calcio nei tornei di Serie A e Serie B e lo continuerà a fare anche in Serie C, come sempre con professionalità, consolidando il rapporto con il territorio ed il mondo imprenditoriale. Appuntamento a sabato 30 aprile alle 13.30 con Sport 7 Live. Il tour approderà nella galleria del centro commerciale Buonvento in Contrada San Vito. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.